Buonasera a tutti i web spettatori, sono Daniele Carcea. Sono riuscito finalmente a portare su questa sedia niente po' di meno che Alfredo Pauciulo, il maggiore esperto di economia e finanza che questo partito radicale vede fra i suoi esponenti. Quindi approfitto di questa occasione che ci dà la web radicale per fargli alcune domande e incalzarlo sui problemi legati alla crisi che stiamo vivendo e agli scenari futuri. Allora Alfredo, come la vedi questa attuale situazione economica finanziaria, l'attacco all'Europa che è partito quest'estate e tutta una serie di cose di cui abbiamo già parlato fra me e te, che però magari il grande pubblico è interessato a conoscere nei dettagli? Beh, io innanzitutto ti ringrazio per avermi dato tutti questi epiteti e questi insomma complimenti come grande esperto, forse il più grande esperto del partito, ma non credo di essere l'unico esperto e nemmeno forse tanto all'interno del partito. Do il mio contributo come compagno. Beh, rispetto a quanto tu hai detto poc'anzi relativamente agli attacchi all'Europa dal punto di vista finanziario, tu sai che come sempre su questo io ho una visione leggermente più ampia, ne abbiamo dibattuto più volte. Io ritengo che piuttosto in questo momento ci siano degli attacchi competitivi da parte di più soggetti finanziari, sia pubblici che privati, e localizzati in più ambiti geografici, cioè il problema del sistema finanziario mondiale che si sta riversando anche sull'economia mondiale è un problema che è globale, di tutto il sistema. Diciamo che il sistema finanziario globale è fallito sostanzialmente, in buona sostanza, e questo è vero non solo per l'Europa che sta subendo gli attacchi speculativi sui debiti sovrani dei paesi più deboli, ma è vero altresì per gli Stati Uniti, dove ci sono alcuni stati come il Minnesota per esempio che sono in esercizio provvisorio ormai da maggio, per cui hanno i debiti per cui hanno dovuto chiudere gli uffici pubblici, restando solo aperti gli uffici federali localizzati sul territorio. Scusa se ti interrompo, sì. Fallimento è una parola grossa, come la possiamo spiegare agli spettatori? Sì. Perché insomma il fallimento implica la bancarotta e quindi problemi sociali, problemi di tutti i tipi si pongono davanti ai nostri occhi. Qual è lo scenario che prevedi? Allora, certo che fallimento è una parola grossa, ma la realtà è questa, perché il debito accumulato in questo momento a livello mondiale aggregato rispetto ai tassi di crescita dell'economia che abbiamo sugli stessi paesi indebitati non ti consentono ora di rientrare più dal debito, cioè poiché i tassi di interesse in media che si pagano sui debiti pubblici e privati sono più alti dei tassi di crescita delle economie dei singoli stati e delle economie delle aziende, ti ritrovi che la crescita economica che c'è non è capace non solo di coprire il servizio di interessi per il debito, ma capirai che, o capirete voi telespettatori, che se non c'è capacità nemmeno di rimborsare gli interessi è ovvio che il capitale di debito aumenta, e questo comporta se non oggi ma entro pochi anni a un fallimento vero e proprio a causa di un eccesso di indebitamento. Scusa se ti interrompo, sì. Questo concetto che stai esprimendo è comunque complicato perché comporta tutta una serie di ragionamenti tecnici, matematici, saggi di interesse e di crescita. Non sarebbe più semplice dire che materialmente non è possibile crescere quanto il sistema creato fino ad oggi dell'indebitamento tramite banche centrali e banche private ha portato ad essere, cioè materialmente non possiamo crescere abbastanza per ragioni, ognuno identifica le sue in base anche alle proprie sensibilità e esperienze, però è proprio un problema materiale, potremmo dire. Allora io più che di problema materiale innanzitutto direi che è un problema di struttura. Cioè, se tu hai dei tassi di interesse che a un certo punto, per questione di difficoltà a restituire il debito, aumentano tipo a 6-7%,
è ovvio che in economie mature, a meno che di non voler tornare indietro su certi diritti, voler tornare indietro su acquisizioni democratiche basilari, è ovvio che crescite di queste percentuali a livello di prodotto interno lordo non se ne possono avere, a meno che non subentri una serie di invenzioni tali e di scoperte scientifiche tali da aumentare il tasso di produttività dell'economia di nuovo a questi livelli. Fantascienza. Non lo so, non sono uno scienziato, però al momento che io sappia non c'è nulla del genere che ci consente di avere questi tassi di produttività. Quindi l'unica soluzione resterebbe avere dei deficit di diritto e di democrazia e quindi tornare per certi versi, per avere crescita di questo tipo, a un sistema di tipo cinese, come in questo momento la Cina, che riesce a crescere quei tassi perché sostanzialmente... Cioè lavorare tutti 14 ore al giorno. Non dico 14 ore, ma certamente non godere dei benefici di cui godiamo ora. Di sicuro è che comunque il sistema occidentale, anche noi singoli, i privati, dobbiamo iniziare a pensare a uno stile di vita diverso, che è più orientato al risparmio e meno orientato alla spesa. Questo proprio come modello di vita, perché non potremmo più consentirci di vivere al di sopra della nostra capacità economica. Però oggi è arrivato il momento in cui è insostenibile il livello del debito pubblico, è insostenibile questo tipo di sistema monetario basato sul debito, poiché non è proprio pensabile ulteriormente di accrescere i tassi, già ora sono in un livello tale in cui quasi la crescita economica non può più recuperare né i tassi di interesse nel complesso del debito pubblico, l'ammontare complessivo del debito pubblico, se non veramente appena di ricacciarci una specie di medioevo dal punto di vista della democrazia e dei diritti individuali acquisiti. Come pensi che si possa uscire da questo pantano in cui ci hanno infilato, perché le responsabilità dei cittadini comuni io non riesco a vederle? È chiaro che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità a livello di leggi, di sovvenzioni da parte dello Stato, pensioni e tutto il resto, e qui c'è una responsabilità comune, però questo meccanismo infernale della deregulation finanziaria, dei meccanismi perversi della finanza, non ce la siamo inventata noi, e quindi come poter uscire da un sistema così perverso? Ok, allora innanzitutto diciamo che non sono stati meccanismi infernali della finanza. La finanza in sé non ha nulla di male, anzi il suo carattere oggettivo potrebbe essere di grosso ausilio all'economia. Il problema è, come sempre, l'utilizzo che si fa di certi, di qualsiasi strumento esistente al mondo, e dell'utilizzo che se ne fa in maniera magari ai limiti della legalità o quasi criminale. E quindi la responsabilità dei singoli individui, come hai detto tu, di ognuno di noi, è stato quello di vivere al di sopra delle proprie possibilità senza chiedersi come era possibile. Certo, sono domande tecniche a volte difficili da approfondire, però evidentemente nessuno se ne è reso conto. Diciamo che fa anche comodo, se io sto bene, insomma, non c'ho manco voglia di chiedermi. Però certo, siamo a un grado di responsabilità, di capacità di conoscere, che va ben oltre un limite medio, per cui insomma da questo punto di vista ci sono delle responsabilità che vanno più in alto, e queste responsabilità vanno sicuramente individuate nella commissione di interessi che si è creata tra un cartello bancario internazionale oligopolistico, e che ha fatto di tutto per far sì che si approvassero leggi anticoncorrenziali nel campo della finanza. Stiamo parlando soprattutto delle banche troppo grosse per poter fallire? No, non solo, a qualsiasi livello, non solo. Una grossa mano loro ce l'hanno messa. Ma guarda, io non direi che siano state solo le banche troppo grosse per fallire. Bisogna piuttosto chiedersi come hanno fatto certe banche a diventare così grosse per non fallire. Magari il problema è che c'è stata una connivenza di interessi tra imprenditori dell'alta finanza e politici. I politici avevano interesse ad alimentare la spesa pubblica in modo da alimentare il loro elettorato e quindi a crescere il potere del consenso. Consenso, demagogia e tutto il resto. Okay, perfetto. Dall'altra parte c'è degli imprenditori della finanza, i quali hanno accresciuto il loro potere di cartello, e quindi in questo modo poi si è alimentata la banca troppo grande per fallire. Anche se in realtà non esiste mai una banca troppo grande per fallire, perché è sempre solo una questione di scelta politica. Vedi Lehman Brothers? Beh, là è un discorso un po' diverso. Beh, era per fare un esempio, no, che no, era grossa, no, però ha fallito. No, però vediamo un attimo.
è fallita perché gli hanno tutto il sistema probabilmente ha scaricato buona parte di quello che era la cosiddetta immondizia sistemica, tutti i mutui, la maggior parte dei mutui che probabilmente non sarebbero stati più riscossi dalle banche, sono stati scaricati in maniera più o meno trasparente all'interno di Lehman Brothers. Dopodiché è stata fatta fallire, cioè non è stata salvata, probabilmente perché veramente a quel punto avresti avuto che la politica americana avrebbe dovuto mettere sul piatto non 7.000 miliardi come ha fatto di TARP, ma molto molto di più, per cui veramente era impensabile a quel punto. 700 miliardi, scusa, io ormai insomma, beh, sappiamo che con le cifre ci confondiamo facilmente. Beh, quindi il lema è stata non un errore ma una scelta politica, potremmo dire. La mia è un'ipotesi, chiaramente non ci sono delle prove, è un'ipotesi, potrebbe avere una sua attendibilità, così come è possibile che molte altre istituzioni finanziarie molto grandi non vengano fatte fallire perché la politica ha necessità di quelle istituzioni, perché sono le stesse che comprano i titoli del debito pubblico, per cui magari far fallire una grossa banca per uno Stato significa non avere chi gli ricomprerà in un sistema finanziario del genere, con un sistema monetario del genere, chi gli comprerà la prossima asta di titoli. C'è chiaramente un circolo vizioso. Sì, c'è un circolo vizioso, ma soprattutto è che la colpa non è... Cioè, è importante capire questo, molto spesso dagli alla finanza non si capisce che la commissione è tra politica e finanza, tra politica e un certo tipo di economia, e quindi andare a protestare... Scusami, ma Obama si mette accanto a Tim Geithner, che viene da Wall Street, perché gli fa comodo a lui o perché è obbligato a metterselo accanto? Ma secondo me, perché io credo che obblighi di mettersi a fianco delle persone siano non esistono. C'è una scelta, cioè io scelgo di candidarmi al Presidente degli Stati Uniti e qualcuno mi impone qualcosa, io posso sempre scegliere di non candidarmi o di denunciare queste cose. Nel momento in cui io scelgo di... Dopo che si sono presi tutti quei miliardi di finanziamento per la campagna elettorale? Ma scusami, voglio dire, ma è una scelta di Obama, cioè voglio dire, a me nessuno mi può imporre, se a un certo punto qualcuno mi impone tu devi mettere questo come segretario e via dicendo, io dico senti, ma il finanziato riecco indietro i soldi oppure mi dimetto proprio, cioè qua nessuno è stata obbligata a nulla. Cioè, tu Alfredo Pauciolo, ma qui siamo a livelli che probabilmente non possiamo nemmeno comprendere facilmente. Ma no, voglio dire, nessuno ha obbligato Obama a candidarsi, o almeno insomma che io sappia nessuno gli ha messo una pistola dietro. Poi voglio dire, tra le altre cose, non è detto che per forza uno che abbia fatto parte di un'istituzione finanziaria che magari quotata a Wall Street e tutto sia per forza di cose un portatore di interessi in tal senso, cioè effettivamente io potrei da capo di un governo per esempio servirmi di una persona che è capace in quel campo, proprio perché ci ha lavorato in quel campo, però me ne servo come politico. Il problema non è tanto il fatto di prendere queste persone che hanno lavorato nel campo della finanza e averle come segretario del tesoro oppure come consulente, il problema è che molto spesso, non è il caso di Geithner ma è il caso per esempio di Mario Monti che è stato proposto a un'eventuale guida di governo tecnico, è il caso in cui ci sono delle persone che tuttora rivestono il ruolo di consulenti per queste grandi banche. Nella fattispecie Goldman Sachs. Sì, nel caso abbiamo Mario Monti che è consulente di Goldman Sachs, laddove tu avresti un conflitto di interessi, poiché chi governa o comunque chi detiene un incarico amministrativo o come ministro, come presidente del consiglio, vi dicendo, si troverebbe anche nell'incarico di consulente per una di queste grandi banche. Anche per cui nel momento in cui dovresti mettere mano a privatizzazioni o altri tagli per garantire il ripiano dei debiti, ci sarebbe quantomeno il sospetto di un grosso conflitto di interessi. Scusami se ti interrompo Alfredo, gli ultimi 5 minuti, come se ne esce da questa situazione? Ma a mio avviso, fatti dovuti calcoli, ormai siamo a un livello tale per cui l'unica possibilità è fare un default controllato dei debiti occidentali. Chiaramente non puoi fare come hai fatto con la Grecia, ci sono stati un anno di disaccordo, poi alla fine si è arrivato ai mercati del 50%, un taglio del 50% del debito, alimentando per un anno intero complesse speculazioni, laddove ci sono delle speculazioni al limite della legale, anzi probabilmente c'è qualcosa
qualcuno che ha fatto veri e propri insider trading o aggiottaggi. Quindi a questo punto converrebbe. Stiamo riferendo a quello che è successo quest'estate con la complicità delle agenzie di rating, dell'informazione di massa, altri episodi. No, io non mi riferisco a questo, perché là sono delle cose che sono dei fatti evidenti e palesi, su cui mi pare stia indagando anche la Procura di Trani e credo forse anche la Procura di Roma. No, io ho il sospetto che oltre a queste abbastanza evidenti cose vi possono essere una serie di altre speculazioni fatte di cui non siamo affatto a conoscenza e che però, cioè, che ne so io se Sarkozy e Merkel, faccio un esempio, non ho alcuna prova né, ma io che ne so se Sarkozy e Merkel prima di farsi una riunione e di stabilire che domani mettono i soldi nel fondo salvastrati non abbiano concordato con amici loro, cioè, muovono soldi, scusami, che altrimenti non sembra una barzelletta, non è che loro muovono soldi. Il problema è, se io sono vicino a Sarkozy o Merkel e so che domani decideranno che salvano l'Italia o salvano se stessi, le loro banche, è chiaro che io probabilmente, pure all'insaputa loro, potrò mettere in atto un'operazione di insider trading. Allora il problema è che fino a quando questa soluzione non viene presa in pochissimo tempo, chiusi dentro, in conclave, tutte le istituzioni degli stati che hanno che sono coinvolte nel problema del debito, e invece la cosa si lascia protrarre per lungo tempo senza dare una soluzione complessiva, ci si espone anche involontariamente al fatto che persone vicine possano usufruire di queste informazioni riservate e fare speculazioni incontrollate e al limite della legalità. La soluzione a questo punto sarebbe entrare, costituire un forum internazionale in sede ONU, in sede di Fondo Monetario Internazionale, in cui sia gli stati debitori che gli stati creditori, sia le istituzioni finanziarie debitrici che le istituzioni finanziarie creditrici, insieme alle banche centrali, come entità pubblico-private, si mettono a un tavolo e concertino insieme quali sono gli stati che debbono tagliare parzialmente il loro debito, quali quelle che ce la fanno a pagare, e concordare poi di conseguenza delle misure fiscali che diano la possibilità di ammortizzare le perdite che potrebbero avvenire a livello sistemico in più anni, in modo da non creare un disastro finanziario immediato, ma semplicemente spalmando le perdite su più anni tu hai che riesci anche a tenere sotto controllo, non fa nemmeno fallire il sistema finanziario e di conseguenza il sistema economico. Non pensi che anche le grandi banche debbano essere depurate di tutto una serie di attivi tossici che vengono messi a bilancio a valori o addirittura non messi a bilancio, quindi, oppure messi a bilancio a valori irreali? Questo, allora, se tu non risolvi prima, cioè in questo momento è un problema di debito pubblico e debito privato, è ovvio, però questa è una decisione che va presa complessivamente sempre in quella sede, e chiaramente io ritengo al momento ciò che maggiormente pesa sui bilanci delle istituzioni finanziarie sia il problema del debito pubblico con i suoi annessi e connessi, perché molti dei credit default swap sul debito pubblico sono detenuti per l'80% come quota di mercato dalle grandi banche statunitensi, per cui paradossalmente, scusa se ti interrompo, i credit default swap sono certificati di assicurazione sull'insolvenza dei titoli di Stato, no, questo era dovuto perché sennò magari qualche spettatore può non capire. L'avrei detto fra un po' se mi davi la... No, comunque, dicevo, questi certificati di assicurazione sul debito pubblico europeo sono per l'80% del totale emessi dalle maggiori banche statunitensi, per cui un fallimento dei debiti dei PIGS in Europa comporterebbe automaticamente un fallimento di almeno una o due istituzioni finanziarie principali negli Stati Uniti, comportando per gli Stati Uniti un ulteriore tracollo. Quindi c'è una concatenazione, un ulteriore tracollo degli Stati Uniti, attenzione, coinvolgerebbe la Cina, la quale tiene una buona fetta del debito pubblico estero degli Stati Uniti e anche il Giappone. Questo intorno all'ordine dei 1.300 miliardi, quindi un vero effetto contagio, di dollari stiamo parlando. Sì, il problema da capire in questo momento è che c'è un effetto a catena, un effetto domino, che qualunque cosa tocchi tu danneggi tutte le altre, per cui l'unico modo per venirne a capo è sedersi tutti ad un tavolo istituzionale a livello internazionale e sovranazionale, in cui risolve sia
il problema del debito, sia sulle percentuali di uscita e di taglio del debito, sia pubblico che privato, sia inoltre sulle politiche fiscali da adottare per far sì che queste perdite non incidano subito totalmente nell'immediato, e sia anche a quel punto prendere atto che tutto ciò è stato alimentato da un sistema finanziario, da un sistema monetario basato sulla moneta debito, e quindi mettere mano a una riforma del sistema monetario internazionale. Di carne al fuoco, come avete sentito, ne abbiamo messa tanta. Per ora ci fermiamo qui, eventualmente ci riserviamo di ritornare sull'argomento. Da Daniele Carcè, Alfredo Fociulo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.